Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. 4 milioni di euro per i giovani agricoltori abruzzesi. A tanto ammonta il finanziamento concesso dalla Regione per una misura del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, il cui bando si era chiuso nel mese di giugno. È stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili a finanziamento per il provvedimento, chiamato Insediamento Giovani Agricoltori, al quale sono state ammesse 96 ditte. La graduatoria, cioè la classifica, è stata pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it. Ripetiamo, www.regione.abruzzo.it. Massimo impegno per difendere il punto nascita di Ortona, struttura fondamentale per la provincia di Chieti. Tra l'altro ritengo sussistano anche tutti i requisiti che possano scongiurarne la chiusura. Per quanto riguarda la soglia minima dei parti, il cui limite è fissato a quota 500, è bene precisare che se è vero che per le nascite la struttura ortonese è al limite con 497, il numero dei parti ha superato quota 500. Lo ha detto il presidente della Commissione Vigilanza Regionale della Regione Abruzzo, Mauro Febbo. È stata rintracciata dai carabinieri della compagnia di Campobasso la minore che si è allontanata ieri pomeriggio da una struttura di prima accoglienza di Chieti, alla quale il tribunale di Campobasso l'aveva affidata. Lei, una ragazzina sedicenne romena ed in avanzato stato di gravidanza, non voleva stare più in quel centro ed è fuggita. Il personale dell'aliquota radiomobile l'ha trovata e dopo averla convinta che il posto migliore dove poteva essere seguita, considerando le condizioni in cui si trovava, era proprio la comunità dalla quale il tribunale l'aveva affidata, i carabinieri l'hanno riaccompagnata ed affidata alle cure di quel centro. Assurdo prevedere l'abolizione della Corte d'Appello dell'Aquila. Così in una nota Massimo Verrecchia, esponente del nuovo centrodestra, sulla ventilata abolizione della Corte d'Appello dell'Aquila. L'Abruzzo, aggiunge Verrecchia, in termini di riorganizzazione degli uffici giudiziari ha già dato abbastanza, vedasi i tribunali cosiddetti minori, come anche la sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara. Non possiamo continuare con questa logica e ulteriori spogliazioni del territorio. Interesseremo immediatamente gli esponenti del nostro partito, dice ancora Verrecchia. D'Alfonso stringe i tempi per realizzare la ciclovia della costa abruzzese, che coinvolge 19 comuni da Martinsicuro a San Salvo e che con 131 chilometri di estensione sarebbe la più lunga d'Italia. Il presidente della Regione Abruzzo vuole inaugurare l'apertura dei cantieri entro fine anno e ha fissato un incontro per il 29 agosto con tutti i soggetti coinvolti. La Giunta ha reperito altri 3 milioni e mezzo di euro, pari al 10% dei quasi 35 milioni stanziati inizialmente, che saranno impiegati per adeguare alcuni aspetti della progettazione preliminare. D'Alfonso ha incaricato le direzioni regionali di elaborare un programma dei tempi per quanto riguarda gli interventi da eseguire. Ci sarà anche un piccolo contributo economico pari a 1.500 euro da parte del Comune di Pescara
che finanzierà così le iniziative legate alla settimana organizzata dall'associazione Adopt Srebrenica per ricordare il massacro avvenuto nella cittadina bosniaca, dove durante la guerra nei Balcani furono uccisi oltre 8.000 uomini dai 13 anni in su. L'iniziativa vuole promuovere il dialogo interculturale e diffondere una cultura di pace e non violenza. Sono in corso i lavori di ritinteggiatura degli edifici scolastici della città, lo annuncia l'assessore all'edilizia scolastica di Montesilvano, Maria Rosaria Parlione, che spiega: entro l'inizio dell'anno quasi tutti i plessi scolastici di Montesilvano verranno rinfrescati per accogliere al meglio i giovani studenti. I lavori di tinteggiatura degli spazi interni delle scuole sono già stati completati al primo circolo, ossia ai plessi dell'Istituto Comprensivo Delfico. In corso anche gli interventi al secondo circolo, nell'Istituto Comprensivo di Villa Verrocchio, e nelle prossime settimane saranno avviati anche i lavori di tinteggiatura in via San Gottardo. Maria Di Gimignani, ventenne di Alba Adriatica, è Miss Abruzzo 2014. La ragazza è stata eletta nella serata di ieri sera in piazza Filippo Pepe a Civitella del Tronto. La fascia di Miss Cinema è andata a Margherita Vanzak, mentre altre fasce sono state assegnate a Veronica Papa, Jessica Amadio, Antonella Crocetti e Gabriella Rainaldi. Si terrà dal 22 al 31 agosto la seconda edizione di Voci nei Vicoli a Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. La manifestazione è dedicata alla riscoperta dei vicoli storici del paese tra musica, mostre d'arte, performance e tradizioni enogastronomiche. La rassegna nasce da un'idea della Proloco Musiano con il patrocinio del comune di Mosciano, il supporto di BIM, BCC, Credito Cooperativo Adriatico Teramano e la collaborazione della parrocchia di San Michele Arcangelo. Informazioni sul profilo Facebook Proloco Musiano. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevedono piogge schiarite nelle prime ore della sera e nubi sparse nel resto della serata, con temperature da 22 gradi e mezzo a 27 gradi e venti deboli. Domani si prevedono nubi sparse nelle prime ore del mattino, cielo sereno in tarda mattinata e nelle ore centrali, sole caldo nel primo pomeriggio e cielo poco nuvoloso con possibilità di piogge schiarite nel resto del pomeriggio ed in serata, con temperature da 21 gradi e mezzo a 31 gradi e venti deboli al mattino, moderati nelle ore centrali e nel pomeriggio e di nuovo deboli in serata. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che la nostra emittente è Radio Speranza in Blu, è la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne e trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla console, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.